poi l'Ivana, quando sto di merda, non so bene l'Ivana. Aiko dello Svinos. Devo arrivare alla mia destinazione. In questa città c'è uno degli alberi più vecchi del mondo, il drago, che a quanto pare ha 1000 anni, quindi non so se ci sono altri alberi di questa età. Penso di sì, però un botto è 1000 anni. Il piano è questo: andare a Gerakiko, che è la zona che c'è di là con l'autobus, dove ci sono le piscine naturali. Poi, provare qualcosa da mangiare per pranzo, perché non ho nulla. Tanto non ho fatto 1 ora e mezza di autobus per venire qua. Questa qui doveva essere il posto dove dovevo fare il bagno, ma oggi è un po' mosso. Boh. Vabbè, non potrò fare il bagno, meno male che sono bravo con l'auto intrattenimento, così non mi rompo le palle da solo. Gang, trasformeremo questo video di esplorazione della costa di Tenerife in un video sugli ostelli. Vi parlerò del mio ostello. L'ostello può essere una cosa veramente bella e ora vi spiego il perché. L'ostello è un posto in cui tu entri e sai già che dovrai condividere la tua stanza, i tuoi spazi comuni e i tuoi bagni con sconosciuti, ok? Quindi per forza di cose questi sconosciuti li andrai a conoscere, cioè che siano grandi, che siano giovani, li conoscerai, ci fai amicizia e poi c'è proprio un mood figo negli ostelli. Io ieri sono entrato e c'erano dei ragazzi italiani che suonavano la chitarra, cantavano, cioè apri la porta e già mood preso bene, ci sta, è figo. Sta a te conoscere la gente e questo è il fatto difficile. Più o meno. Se sei un viaggiatore solitario, l'ostello è il posto migliore per stare, perché conosci qualcuno. Io nell'ostello dove sono adesso non ho ancora conosciuto nessuno, ma perché sono un po' timido di mio. Però cerco sempre di uscire dalla mia zona di comfort, fare amicizia, superare i miei limiti. Se vuoi parlare con le persone dell'ostello, loro sono lì apposta per quello. Cioè loro vogliono fare amicizia, vogliono raccontarti la loro storia, vogliono fare esperienze con te, probabilmente vogliono uscire, andare a prendersi una birra. Non hai nulla da perdere perché quelle persone sono sconosciuti che nel peggiore dei casi non vedrai mai più. Quindi secondo me questa filosofia degli ostelli è una cosa molto positiva, cioè è un mood che mi piace. Vorrei riuscire a essere quello spigliato, quello aperto che va a parlare con tutti, fa amicizie in un attimo. E per farlo bisogna buttarsi nelle cose. La verità è che gli esseri umani sono degli animali sociali, cioè noi abbiamo bisogno di compagnia, abbiamo bisogno di persone intorno a noi. Secondo me è per questo motivo che poca gente intraprende un viaggio completamente da solo. Io penso che l'uomo dentro di sé abbia la paura di rimanere da solo, di non avere nessuno intorno a lui. Però è proprio in queste situazioni che ti metti alla prova, che esci dalla zona di comfort ancora, sì lo so, tutto gira intorno a ciò che vorresti fare tu e ciò che ti blocca dal farlo. E quindi, nel caso in cui ti trovassi in un viaggio da solo, come in questo momento io andrei in un ostello, perché è il modo in cui fare amicizia più velocemente possibile. Poi ovviamente dipende da ostello a ostello, ovviamente. Io ho già girato ostelli nella mia vita, sono già stato in altri ostelli, ma ero con altre persone, ero con i miei amici, quindi forse questo ha facilitato tutto e ha reso molto più facile conoscere altra gente e vivere una bella esperienza in questi ostelli. Stavolta che mi trovo da solo, non lo so, è un pochino più complicato, però nulla è facile. Sta piovendo col sole. Viaggiare bisogna sapersi adattare, perché nella vacanza è lei che si adatta a te, mentre nel viaggio sei tu che ti adatti al viaggio.
posso ricollegarmi un attimo a banalmente la giornata di oggi. Ieri sera volevo fare un'escursione in cima al Teide, che è la montagna più alta della Spagna, ma sono arrivato tardi in hotel e le escursioni erano finite, i posti erano finiti e anche su internet ho guardato, ma le facevano solamente il martedì, la domenica, e non potevo fare un bel nulla di nulla. Così cosa ho fatto? Ho sfruttato i poteri della tecnologia, ossia Google Maps. Google Maps è l'app migliore che ci possa essere per viaggiare, perché io ho preso l'app, ho guardato un posto a caso sull'isola, che è appunto questo paesino, e l'altro dove sono stato prima, ho guardato dove passasse l'autobus vicino al castello, sono andato lì all'orario che mi diceva Google Maps, ho preso l'autobus, mi sono fatto un'ora e mezza di autobus e sono arrivato qua. Quindi spendendo, ho speso 7 euro, sì, 7 euro, ho attraversato l'isola. Nel senso, ieri non sapevo cosa fare, stamattina ho trovato qualcosa da fare. Easy peasy. Secondo me il viaggio va al risparmio e la vacanza va al rilassamento, divertimento, stare comodi con tutti i comfort che vuoi. Cioè, se sei in vacanza vuoi comfort, se sei in viaggio ti adatti e porti uno zainetto e il panino a pranzo. Comunque io ho sempre viaggiato, non ho mai fatto vacanze, mi capita veramente raramente di fare vacanza dove vado in un resort come quello dell'altro giorno. E quindi sono più per il viaggio, non per il fatto che non faccia mai vacanze, però perché io preferisco esplorare un po' a caso, anche mangiare al supermercato, prendermi un prosciutto e mangiarmi un panino su una panchina guardando il mare. Ovviamente avere tutti i comfort è bellissimo. Però è bello anche vedere dove ti porta il viaggio. Perché fare tutte le attività programmate con la guida, con la jeep che ti porta nei posti, ti fa vedere tutto, eccetera, le escursioni, il giro in barca a vela, moto d'acqua, parapendio. Bellissimo, certo, però costa tutto tanto. E a volte non è veramente scoprire il posto, perché lo vedi da attrazioni turistiche, non lo vedi da abitante del posto. Io forse sono più per i viaggi che per le vacanze. Sono tornato a Icos de los Vinos, il paesino di stamattina dove c'è l'albero più vecchio del mondo, uno degli, poi sicuramente non è il più vecchio del mondo, qua la monteranno, sennò è tutto marketing per il turismo. Ciao a tutti!